Finisci 1-1 in quelle di Modena, il derby della Via Emilia tra Modena e Parma, una partita noiosa, una partita classica di Serie B che si poteva vincere, ma secondo me si poteva anche perdere. Un Parma che si schiera sempre col solito modulo 4-2-3-1, misto 4-3-3. Sorpresa non c'è, Bernabé dall'inizio, ma gioca Camara. Un Parma che dopo 14 minuti subisce un gol evitabile sul calcio d'angolo, poi agisce subito, dopo 2 minuti c'è il pareggio di Benek e poi praticamente purtroppo c'è stato l'altro pareggio come si chiama? Di Benek, come ho detto. E poi c'è stato il palo di Esteves. Il palo di Esteves è un peccato perché là si poteva anche ribaltare il risultato. Secondo tempo anche là il Parma ci prova, però sterile. Solo gli ultimi 10 minuti ci prova due volte con Miaina, uno tampo condizione, un altro su corner. Però sempre lo stesso motivo. Manca la punta che la butti dentro. Purtroppo questo è un monito che noi non. Che non dobbiamo fare, ecco quello. E ci manca la punta, per cui certe partite non le vinci anche per questa cosa. Comunque, terzo risultato consecutivo. Io la squadra l'ho vista abbastanza bene. E ora testa al big match contro il Cagliari, che possiamo assolutamente vincere per portare a casa i 3 punti. Ora vediamo un po' gli avversari cosa faranno. Iscrivetevi al mio canale, sempre Forza Parma, e fate un po'. Che cazzo, che volete?